Ed oggi insieme a Francesco parleremo di banche, di crisi delle banche e anche di cripto, perché ovviamente ci ricolleghiamo sempre a Bitcoin e criptovalute, specialmente, probabilmente anche con Francesco, specialmente con Bitcoin ci ricollegheremo. Tu sei più massimalista, vero Francesco? Sì, abbastanza direi. Diciamo che dovendo dare una definizione, sono per il mercato sostanzialmente. Il mercato ha sempre ragione. Gli individui, le scelte degli individui hanno sempre ragione. E fino ad adesso hanno dimostrato che Bitcoin è uberalles, quindi per il momento Bitcoin è uberalles, no? Allora, questi giorni non si è fatto altro che parlare di banche, di banche che sono fallite, di correntisti che sono stati salvati, no, per ora in tutti i casi, e è uscita da poco un'affermazione di Warren Buffett, non so se l'hai vista, dove dice che secondo lui ancora questa vicenda non è finita, quindi vedremo crollare ancora altre banche, altri istituti di credito, però dice anche che i correntisti, non, cioè le persone comuni, non si dovrebbero preoccupare più di tanto. Dice, tu come la vedi qua? Lui Ha detto anche una cosa molto, molto importante, e lo ha ammesso, vabbè, però lo sa, non è che anche lui non è ignaro di questo. Ha ribadito l'importanza della fiducia che deve esserci in questo sistema e quanto serve tempo, no, per costruire una fiducia e basta un secondo per distruggerla. Se le banche perdono la fiducia in un istante, non serve a nulla avere indici di solidità o d'altro, la banca va in crash. se non vado errato, era lo stesso Buffett che lo scorso autunno ha praticamente smobilitato l'intero investimento che lui aveva in titoli di Stato statunitensi, se non vado errato, se non ricordo male. Potrei sbagliarmelo, però se non ricordo male, credo che sia lo stesso Buffett che se, da un lato dice una cosa, dall'altro ne fa un'altra. Direi che questo tipo di situazione deve essere in qualche modo analizzata sotto due fronti. Un fronte statunitense e l'altro fronte europeo. Perché il fronte statunitense, possiamo dire, nonostante la Fed stia continuando a rialzare i tassi, alcune banche, SVB, Signature, Silvergate, sostanzialmente, sono saltate in aria. Ciò nonostante la Fed continua la sua volontà di rialzare i tassi di interesse. I commentatori mainstream, Jim Cramer, avanti a tutti, praticamente è qualcosa per cui stracciarsi le vesti, sostanzialmente, qualcosa che fa gridare a questi commentatori pivot, 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 ovvero inversione di marcia, inversione di marcia, inversione di marcia. Perché inversione di marcia? Perché ecco, come dicevi giustamente, per ridare vigore alla fiducia serve, come dire, liquidità, insomma, anche perché, come abbiamo visto negli ultimi 15 anni, in particolar modo, il sistema finanziario è progredito, se così vogliamo dire, mettiamo tra virgolette, è progredito grazie anche alla ingente liquidità che è stata pompata all'interno di quei mercati. E il sistema bancario commerciale è stato un viadotto da questo punto di vista. Il fatto che ci sia adesso una crisi in questo contesto è sinonimo del fatto che si sta rompendo qualcosa. Ma come dicevo, è una situazione che va vista sotto due punti di vista, il punto di vista teorico e il punto di vista pratico. Il punto di vista teorico è quello che sappiamo già tutti, i teorici della scuola austriaca ci hanno sempre ripetuto, che anche io, insomma, ben dettagliato sul blog, il fatto che nel momento in cui esiste un problema di malinvestment, questi forzano la mano al sistema bancario centrale affinché torni ad essere un po' più avveduta nelle sue decisioni, le sue politiche, linee di politica riguardo il denaro e la politica monetaria sostanzialmente, e che si arrivi ad una redderazione sostanzialmente, a un momento in cui c'è pulizia, si fa pulizia degli errori passati. Questo chiaramente sulla carta. Sulla pratica abbiamo invece un sistema, quello delle banche centrali sostanzialmente, che è arrivato al capolinea ed esiste a tutti gli effetti una guerra, gli uni contro gli altri. Se fino al 2019 c'era una sorta di comando coordinato a livello mondiale tra le varie linee di politica, quel comando adesso, quella commissione o comitato, come lo volete chiamare, si è sciolto. E in qualche modo sta affrontando quello che potremmo definire un race to the bottom, dove vince chi arriva per ultimo. E in questo senso l'Europa e il Giappone, altresì, sono in testa, sostanzialmente, seguono gli Stati Uniti molto più indietro. Ma chiaramente svisceremo anche il motivo per cui gli Stati Uniti seguono da dietro, nonostante, come diceva anche oggi, non so se avete letto su Bloomberg, si parla già in modo assiduo negli ultimi mesi di de-dollarizzazione, guidata, è inutile ricordarlo, dai cosiddetti paesi BRI,
no? BRICS, Ci sono Brasile, Russia. state novità rispetto all'ultima nostra live, no? Dove dicevamo della possibilità per i paesi BRICS di creare una loro valuta sostenuta da oro, però più che altro da materie prime. Si parlava dei panieri di valute locali. Infatti, è uscito un articolo su una rivista russa chiamata Vedemosti, articolo a cura di Sergei Gladiev, il responsabile russo che sta supervisionando i lavori dalla parte russa di questa nuova valuta di settlement. E se all'inizio, infatti, come avevamo sottolineato allora, c'era anche un paniere di valute fiat, a quanto pare questo paniere di valute fiat è stato, almeno al momento, è stato scartato. Quindi si va avanti con commodity e si va avanti con commodity e oro. Ecco, questo discorso comunque Quindi totalmente hard asset a questo punto. sì, totalmente hard Totalmente asset. hard asset. Però qual è il problema? Il problema è che dalla padella alla brace, detto in modo molto, molto veloce. Perché dalla padella alla brace? Perché nell'era digitale in cui siamo, ovviamente, come dire, fa comodo avere una risorsa fisica, molto fisica, come l'oro, che in qualche modo può essere centralizzata da questo punto di vista. Cioè, se da un lato, chiaramente, come la chiama Zoltan Pozsar, una Bretton Woods 3.0 potrebbe essere in qualche modo un ritorno alla sanità economica e finanziaria, dall'altro però qua questa nuova valuta di saldo internazionale è dare affidabilità, fornire affidabilità ai BRICS che ancora non ce l'hanno a livello, almeno non sono ancora visti in modo affidabile sia a livello normativo, burocratico o giudiziario a livello mondiale. Quindi un qualcosa del genere legato a dei vincoli molto stretti fornirebbe loro affidabilità a livello monetario, anche se postilla, ad esempio, l'India sta nell'ultimo anno ha iniziato a godere, ottenere affidabilità a livello assicurativo, ad esempio, con le rotte petrolifere che praticamente sono state cambiate dopo il ban alle risorse energetiche russe, però chiusa parentesi. L'affidabilità, fornirebbe loro affidabilità e al tempo stesso però la capacità di controllare centralmente questa valuta, perché come abbiamo visto anche nella Bretton Woods 2.0, gli Stati Uniti poi hanno ceduto al desiderio di inflazionare la valuta di riferimento, ovvero il dollaro, nonostante fosse in qualche modo vincolato, seppur lascamente, all'oro. Vedremo lo stesso copione sostanzialmente, solo che questo è un momento ideale proprio perché gli Stati Uniti attualmente sono in piena guerra civile. L'Europa chiaramente è colta tra due morse sostanzialmente che vengono strette, che la stringono sostanzialmente. Da un lato la morsa energetica che continua a far salire i prezzi di questa risorsa per l'Europa e dall'altra la morsa finanziaria che sta facendo praticamente volare i capitali al di là dell'oceano verso gli Stati Uniti. E questo si ricollega con la crisi bancaria sostanzialmente, perché guarda caso, tra tutte le banche commerciali che potevano saltare in aria, va a saltare in aria Credit Suisse. Credit Suisse, la stessa Credit Suisse che lo scorso autunno era stata protagonista di alcuni liquidity swap con la New York Fed, affinché venisse in qualche modo aiutata a sopravvivere. Perché doveva essere aiutata a sopravvivere? Perché la Credit Suisse e in particolar modo la BNS, la Banca Centrale Svizzera, sono diventati a tutti gli effetti gli hedge fund statunitensi. Al loro interno hanno una quantità considerevole di asset finanziari denominati in dollari che praticamente devono essere in qualche modo salvaguardati. Quindi quando adesso la Federal Reserve ha inaugurato dei nuovi liquidity swap con la Svizzera, vedrete che saranno nell'ordine di miliardi di dollari, diversamente da quelli con l'Europa e con il Giappone, che saranno invece nell'ordine di milioni di dollari. Ovvero, sembra incredibile dirlo, normale amministrazione per gli Stati Uniti, praticamente, per l'Europa, ovvero classica compensazione a livello interbancario, mentre invece aiuto a tutti gli effetti per quanto riguarda la Svizzera. E c'è anche un'altra cosa da dire. Perché gli Stati Uniti possono permettersi una crisi bancaria adesso? Perché diversamente dalle controparti giapponesi ed europee, il livello di leva finanziaria che ha caratterizzato sostanzialmente gli investimenti e in qualche modo la soppressione del rischio finanziario, vede che il comparto bancario commerciale statunitense ha una leva finanziaria intorno al 10-20%. Ma tra il 10 e il 15 per
mentre invece quella europea supera il 20 per, ed alcune banche arriva addirittura a 40. Quindi ecco perché gli Stati Uniti attualmente possono permettersi una crisi bancaria barra economica, ed è quello che già ha detto Powell comunque, nel senso lui vuole, si aspetta una crisi a questo proposito, mentre invece non può permetterselo, o troppe castagne sul fuoco. Se ho capito bene da quello che dici, Francesco, questo quindi andare anche con sicurezza a continuare a rialzare i tassi viene da questo punto di forza. Cioè, loro sanno che una recessione sarebbe molto più violenta in caso fuori dagli Stati Uniti che negli Stati Uniti stessi, da quel che dici. Praticamente è un tutti contro tutti adesso, a tutti gli effetti. E questo non è un qualcosa che vi sto dicendo io, è dettato dal fatto che se andate a guardare quello che è successo l'anno scorso negli Stati Uniti, è cambiato il tasso di indicizzazione dei debiti. Adesso l'indicizzazione dei debiti statunitensi è effettuata attraverso un tasso di riferimento proprio degli Stati Uniti, non più all'IBOR, che era sostanzialmente un tasso di riferimento però che riguardava l'Europa, visto che era impostato da 29 banche europee e una sola americana, ovvero JP Morgan. In questo contesto adesso i guai finanziari degli Stati Uniti rimangono negli Stati Uniti e possono essere in qualche modo gestiti negli Stati Uniti, non rappresentano più un riverbero di quelli europei e quindi che in qualche modo costringe la Fed a dover salvare indirettamente l'Europa, come è avvenuto fino al 2019. Perché da questo punto di vista, questo cambio di sistema, questo cambio di indicizzazione è stato studiato e inizialmente pensato già dal 2017. Ecco perché la Federal Reserve aveva già iniziato un timido rialzo dei tassi all'epoca. Poi è arrivato il 2019 con la crisi dei pronti conto termine, però che in realtà era una crisi dovuta al fatto che gli istituti bancari americani non accettavano più come collaterale garanzie europee. Ecco perché dall'oggi al domani il tasso dei mercati dei pronti conto termine era schizzato alle stelle. Ma era un sintomo di malattia europea, non statunitense. Poi c'è stato il caos a livello di politiche monetarie che abbiamo visto, ma solo perché il tasso di indicizzazione ancora non è entrato in vigore. Guarda caso, entra in vigore nel febbraio del 2022, marzo 2022 inizia il rialzo dei tassi da parte della Fed. Questa, come dire, questa chiamiamola sicurezza, ma fino a un certo punto, in realtà è dettata dal fatto che ci sono dei malati più malati rispetto agli Stati Uniti. E quindi gli Stati Uniti giocano anche su questo fattore, per salvarsi, tra virgolette. Ma come vi dicevo, è una race to the bottom, praticamente. Vince chi arriva ultimo. E gli Stati Uniti per il momento si sono posizionati, buon per loro, dietro al resto della pletora di banche che abbiamo visto negli ultimi tempi. In fase di crisi bancarie ci saranno secondo te delle banche favorite? Cioè sarà tipo una fuga flight quality? Secondo Oppure comunque. me, secondo me sì, perché vedremo sostanzialmente quello che già abbiamo visto dal 2009 in poi con i vari quantitative easing. Potremmo dire, se la storia ci insegna qualcosa, è quello che abbiamo visto ad esempio non solo nella grande crisi finanziaria 2008-2009, ma anche nella grande depressione, dove praticamente fallirono sostanzialmente circa 9.000 banche, ma solo nel contesto medio-piccolo, e vennero in qualche modo avvantaggiate le banche più grandi. In quell'epoca era dovuto anche al fatto che nacque per la prima volta l'FDIC, l'assicurazione sui depositi federale, e quindi in qualche modo questo rafforzò quel trend. Adesso praticamente già esiste, ma che cosa è successo? Se negli anni 30, ad esempio, l'FDIC assicurava depositi fino a 250 mila dollari, adesso si è fatto in modo che in qualche modo quella garanzia riguardi tutti i depositi. E l'abbiamo visto con SVB, Sì. e tutti i depositanti di SVB sono stati praticamente Coperti tutti, salvati. sì. Ecco, e qui dobbiamo ancora una volta scindere le due cose. Dal punto di vista pratico, sostanzialmente, questo è un gioco delle parti, come vi dicevo prima. Ovvero la Federal Reserve entra in gioco per in qualche modo salvaguardare quello che è praticamente il suo mandato ufficioso, ovvero salvare il comparto bancario commerciale. Questo è. Quindi nessuna sorpresa sotto questo punto di vista. E chi perde, ovviamente, chi ovvia vede socializzare le perdite, visto che i contribuenti dovranno pagare il rimpinguamento dell'FDIC, poiché esso salva i depositi attraverso i suoi premi, e quindi questi premi dovranno essere aumentati, e questo significa a sua volta che le tasse dovranno essere aumentate affinché quel fondo a sua volta possa essere aumentato.
e le perdite vengono socializzate. E quindi da questo punto di vista, nonostante un copione che abbiamo visto ad esempio nel 2008 con il TARP, dove venivano salvati a tutti gli effetti delle banche, come dire, più importanti di Lehman, mentre Lehman veniva sacrificata per gli altri, chi purtroppo deve pagare il conto è il contribuente. Dal punto di vista teorico, invece, abbiamo il problema dell'azzardo morale, comunque. Questo non bisogna scordarlo, perché salvaguardare tutti significa ignorare il rischio. E ignorare il rischio è quello che è stato fatto fino ad adesso con i vari giri di quantitative easing. Certo. Insomma, non è una situazione congeniale. Dal punto di vista pratico, Jerome Powell fino al 2021 aveva assicurato che l'inflazione fosse transitoria. In realtà stava mentendo sapendo di mentire. Anche qui, come diceva Buffett, è un gioco della fiducia. Dal punto di vista teorico, ovviamente, noi sappiamo che niente è transitorio da questo punto di vista, in realtà è permanente. Anche...